Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara, dove è arrivato il ministro dell'Ambiente Costa questa mattina nella sua visita a sostegno del candidato presidente per il Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi. Il ministro ha parlato anche della questione Bussi, firmando proprio nel capoluogo adriatico il decreto per il reato di DASPO ambientale. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Beh, oggi ho firmato l'atto in cui costituisco il gruppo di lavoro costituito da grossissimi magistrati a livello nazionale e grossi esperti ambientali, finalmente per introdurre il DASPO ambientale e la legge Falcone e Borsellino, che si usa oggi, si applica solo per i reati di mafia, anche all'ambiente, cioè chi ha inquinato lascia il territorio, il DASPO ambientale. Chi ha inquinato risponde di tutto il suo patrimonio, che diventa patrimonio dello Stato. Col dovuto rispetto, chi ha inquinato se ne deve andare via in mutande. Bussi, i soldi ci sono tutti i soldi e verranno assegnati presto, non sono stati mai bloccati, era semplicemente una questione di contabilità. Abbiamo cambiato il capitolo di spesa, ma i soldi sono là tranquillamente, ma non è solo questa la notizia. Ho già dato mandato di fare causa civile a Edison, perché al di là della prescrizione ambientale c'è una responsabilità civile. Il danno ambientale si misura non solo in termini penali ma in termini civili. La mia richiesta è stata già firmata e l'Avvocatura Generale dello Stato ha già depositato gli atti. Proseguiamo con il nostro telegiornale e restiamo sempre a parlare di politica. In vista delle prossime regionali del 10 febbraio, l'arcivescovo di Chieti e Vasto, Bruno Forte, ha lanciato come presidente della CEAM un appello agli elettori, sottolineando che le sfide importanti da affrontare nei prossimi mesi non riguarderanno solo l'Abruzzo ma l'intera Europa. Sentiamo il servizio di Ludovica Pelliccioni. Ispirato al pensiero di Papa Francesco, il decalogo rivolto ai candidati presidenti della regione Abruzzo, redatto dall'arcivescovo di Chieti e Vasto Bruno Forte, presidente della conferenza episcopale abruzzese Molisana, ha toccato vari temi legati all'inclusione e alla difesa della dignità degli ultimi, dell'uguaglianza e dello Stato sociale. Un messaggio, quello di Bruno Forte, che non contiene ovviamente indicazioni su chi votare, ma che mira a promuovere un'Europa dei popoli solidale e partecipativa nel gestire il flusso delle migrazioni. Sono state differenti le reazioni avute dai candidati alla presidenza della regione. Per Legnini l'appello di Monsignor Forte è di altissimo profilo e grandissima efficacia. Lo condivido totalmente, ha dichiarato Legnini, perché è un richiamo alla responsabilità, alla solidarietà, all'inclusione e ai valori migliori che devono animare l'impegno politico e sociale di ciascuno di noi. Differente la reazione del candidato del centrodestra Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia e alleato della Lega, che a livello nazionale da sempre ha una linea dura sul tema dell'immigrazione. Non ritengo che il voto dei cattolici possa orientarsi verso un solo partito e neppure verso un solo schieramento, ha spiegato Marsilio. Sarebbe antistorico perseguire tale obiettivo. L'esistenza del Partito Cattolico in Italia, infatti, ha corrisposto a condizioni storiche e geopolitiche irripetibili e che con la fine della guerra si sono esaurite. Dal Movimento 5 Stelle, invece, Sara Marcozzi rimarca il richiamo alla dignità dell'uomo da parte dei vescovi abruzzesi e molisani, sottolineando come la lotta alla povertà e la tutela dell'ambiente siano punti fondamentali del programma di governo pentastellato, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, con l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza. Il messaggio di Monsignor Forte è stato condiviso in ogni sua parte anche dall'arcivescovo di Pescara Penne, Tommaso Valentinetti. La CEAM presto istituirà un osservatorio territoriale sulla promozione del bene comune nella vita sociale e politica, che avrà il compito di monitorare urgenze e problemi presenti sul territorio. Adesso la pagina della cronaca. Beni mobili e immobili per un valore complessivo di 4 milioni e mezzo di euro sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona su esecuzione di un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale dell'Aquila nei confronti di un cittadino italiano, FR, le sue iniziali, classe 1959, nato in provincia di Foggia. L'indagine si è concentrata sul pugliese, ormai da anni stabilmente radicato nel Teramano, gravato da una serie di reati in un arco trentennale che vanno dall'usura all'estorsione, dal gioco d'azzardo al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina fino alla prostituzione, nonché indiziato di trasferimento fraudolento di valori. 19 le unità
immobiliari confiscate, 8 gli appezzamenti di terreno bloccate, anche quote societarie di 14 società ubicate nelle province di Teramo, L'Aquila, Rimini, Roma, Ascoli Piceno e Macerata, con un provvedimento disposto dal Tribunale di Teramo nel mese di giugno 2017 nell'ambito dell'operazione denominata Riviera. Le indagini hanno preso spunto dalle attività commerciali e dalle iniziative imprenditoriali che nell'ultimo ventennio avevano consentito al pugliese di acquisire direttamente o tramite prestanome, controllo e gestione di un reticolo societario fra Abruzzo, Marche, Lazio ed Emilia-Romagna nel settore dell'intrattenimento e nel settore immobiliare ed edile. Proseguiamo adesso con un'altra operazione della Guardia di Finanza, questa volta del Comando Provinciale di Pescara, che ha bloccato due pescaresi in trasferta nel Foggiano con a bordo dell'auto oltre 700 grammi di droga. Vediamo il servizio. Un pizzico di casualità e fortuna ha aiutato gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara, che sono riusciti a sequestrare oltre 600 grammi di droga fra hashish, cocaina e marijuana, arrestando due persone. Le fiamme gialle durante il viaggio in autostrada di rientro da una precedente missione in un'area di sosta del Foggiano sono state insospettite dall'atteggiamento di tre giovani a bordo di un'autovettura in sosta. Dai successivi controlli dell'auto e dei loro occupanti è emersa la droga, circa 600 grammi di hashish suddivisi in sei panetti, 11 grammi di cocaina e 3 grammi e mezzo di marijuana, che hanno consentito di fermare un ventenne e un 27enne di Pescara. Durante le perquisizioni domiciliari a Pescara, le fiamme gialle hanno trovato altri 22 grammi di hashish e circa un grammo e mezzo di cocaina, oltre ad altre sostanze da taglio, un bilancino di precisione, un taglierino e materiale da confezionamento. Per questo è stata denunciata anche la madre di uno degli arrestati, che deteneva la sostanza stupefacente nella sua camera da letto. La droga sequestrata sarebbe stata verosimilmente commercializzata nell'area di Pescara e del litorale teatino, fruttando alla vendita circa 10.000 euro. Ancora cronaca, 11 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora per altrettante persone accusate di frode fiscale sono le misure eseguite questa mattina dalla Guardia di Finanza fra Napoli e Chieti, assieme ad un sequestro preventivo per oltre 80 milioni di euro nei confronti di 123 fra persone fisiche e società, a fronte di una evasione complessiva di oltre 150 milioni di euro. Le indagini sono relative a un giro di indebite compensazioni fiscali e contributive e coinvolgono un sodalizio ramificato a Napoli e nella provincia di Chieti. Dalle indagini sono emerse condotte seriali di evasione dalla riscossione di imposte e contributi previdenziali attraverso l'indebito ricorso all'istituto della compensazione realizzate da professionisti e consulenti fiscali a beneficio di 123 contribuenti. Il meccanismo fraudolento ha permesso ai consulenti fiscali, registi della frode, di azzerare debiti tributari per oltre 80 milioni di euro utilizzando in compensazione crediti fiscali fittizi. Questa mattina il nucleo di polizia economico e finanziario della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la compagnia di Chieti e la squadra mobile della questura teatina, ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Ed ora proseguiamo spostandoci all'Aquila. Il consigliere comunale della lista Passo Possibile, Paolo Romano, attacca l'amministrazione Biondi sui numeri della ricostruzione post terremoto. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. L'Aquila come modello di ricostruzione materiale, politica e amministrativa da esportare in regione. Questa è la spiegazione degli esponenti del centrodestra aquilano per giustificare l'abbandono della nave comunale che affonda ogni giorno di più. Terrorizza la superficialità amministrativa di questo centrodestra, gli errori che si vogliono passare per operazioni strategiche, le scuse che si utilizzano per non far emergere le inefficienze. Terrorizza il fatto che se si è riusciti a paralizzare la macchina del comune dell'Aquila, altrettanto si possa bloccare definitivamente anche la macchina regionale. A parlare è Paolo Romano, capogruppo in consiglio comunale del Passo Possibile.
Sono i dati quelli che bocciano il centrodestra, dice, non l'opposizione, soprattutto quando si parla di ricostruzione. E i dati certificano come ammonti a circa 300 milioni di euro il totale dei 10 elenchi contributo emanati dal Comune dell'Aquila nel 2018. Una cifra di poco inferiore a quella del 2017, dice Romano. Quello che fa riflettere è che negli ultimi 2 anni i contributi reali, che afferiscono cioè a cantieri immediatamente operativi, perché si tratta di pratiche che hanno concluso il loro iter istruttorio, sono pari a soli 200 milioni su 600, un terzo della cifra totale. Se poi analizziamo, continua Romano, il 2018, vedremo elenchi contributo terrificanti. Quello del mese di ottobre produce pratiche di cantieri reali per 9 milioni e pratiche che sono in attesa del titolo edilizio pari a 44 milioni. E il titolo edilizio lo rilascia il Comune. Sulla questione il capogruppo del Passo Possibile ha depositato un'interpellanza al sindaco che detiene le deleghe alla ricostruzione a giugno del 2018. La stessa è stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'8 ottobre del 2018, ma senza la risposta scritta che l'interpellanza richiede per regolamento. Da allora il sindaco dell'Aquila, dice ancora Romano, che in aula mi tacciò di fargli perdere tempo nel tentativo di sottrarsi alla discussione, ancora non ha prodotto nessuna risposta, né tecnica né politica. Dall'Aquila ci spostiamo a Teramo. Le donne della NAO, il sindacato dei medici dirigenti, hanno promosso una raccolta dei fondi da destinare all'attivazione di un numero verde per le vittime di violenza. L'iniziativa si svolgerà sabato 26 gennaio a Teramo ed è stata organizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza La Fenice e con la Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Una cena a sostegno delle vittime di violenza. Ad organizzarla sono state le donne della NAO, il sindacato dei medici dirigenti, che da tempo in Abruzzo promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione dedicate ai problemi e alle esigenze femminili. L'iniziativa si terrà sabato 26 gennaio nel ristorante Gilda a Teramo ed è stata organizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza La Fenice e con la Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo. La NAO da qualche anno promuove delle iniziative di formazione al femminile proprio per creare uno spazio aperto in cui siano possibili riflessioni, collaborazioni, ma azioni comunque tutte volte al rispetto degli obiettivi di universalità, di equità e di solidarietà delle cure, con un'attenzione particolare sia a chi riceve le cure, ai bisogni di chi riceve le cure, ma soprattutto alla dignità di chi eroga le cure, in particolare alle donne. Il centro La Fenice e la casa rifugio Maia per le donne maltrattate sono strutture gestite direttamente dalla provincia di Teramo per ospitare e assistere le donne vittime di violenza. Si tratta di servizi pubblici, gratuiti e anonimi. Il centro è inserito nella rete nazionale e locale antiviolenza. Uno degli obiettivi che mi sono prefissata in questa consigliatura è quello di potenziare i servizi antiviolenza. Proprio in quest'ottica abbiamo già ampliato il numero delle professioniste che lavorano presso i nostri centri e abbiamo in animo a breve di aprire uno sportello antiviolenza nella zona montana. È importante che cresca la consapevolezza nell'opinione pubblica che la violenza non è un destino per le donne, ma una condizione transitoria, perché dalla violenza si può uscire, si deve uscire. La donna deve sentire accanto a sé la presenza delle istituzioni. I fondi raccolti durante la cena saranno destinati all'attivazione di un numero verde per le donne in difficoltà, in aggiunta alle modalità di contatto con il centro La Fenice già esistenti. Il centro antiviolenza La Fenice, sede di Teramo, quella di via Trento e Trieste 8, osserverà un ulteriore giorno di apertura già a partire da questa settimana e sarà il venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Questo per garantire una presenza sul territorio per 6 giorni su 7 del centro antiviolenza La Fenice. Restiamo in provincia di Teramo, andiamo a Martinsicuro, dove l'amministrazione comunale ha chiamato a raccolta i cittadini per discutere il problema relativo al taglio dei tigli che l'ANAS vorrebbe effettuare su via Risorgimento, cioè la strada principale che dalla rotonda di Martinsicuro porta fino all'ingresso dell'autostrada A14 Val Vibrata. Ieri sera erano presenti diverse associazioni ambientaliste di categoria al Consiglio Comunale di Martinsicuro. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Publivideo. Pochi giorni fa è stato istituito un tavolo tecnico, anche grazie al vostro contributo. Quali sono le argomentazioni che sono uscite da quell'incontro?
Beh, innanzitutto il discorso viario, migliorare la viabilità su quel tratto che è fondamentale perché soprattutto nei periodi estivi o nei fine settimana c'è un ingorgo impressionante, quindi da quel punto di vista quel tratto di viabilità merita un'attenzione diversa. Chiaramente poi il discorso della salvaguardia dei Tigli, un discorso sicuramente importante per la storicità che in qualche maniera caratterizza quella che l'uscita di autostradale, e quindi abbiamo ragionato sull'opportunità di trovare soluzioni che possono prevedere la salvaguardia di un maggior numero di Tigli. Quali sono le ragioni che vi hanno spinti a promuovere questo comitato? Ma innanzitutto diciamo, l'iniziativa è partita dai residenti perché l'ingresso di ANAS diciamo, sul viale è apparso abbastanza avventato perché il taglio dell'alberatura secolare che è sottoposta a diversi vincoli paesaggistici ed anche rappresenta un patrimonio della città di Martinsicuro e dell'intera Val Vibrata non sembrava in linea con le azioni di riqualificazione che invece tutti aspettano sull'area di via Risorgimento. Per questo motivo abbiamo proposto una riflessione generale anche all'ANAS circa le necessità specifiche di quell'area che non sono legate a problemi di sicurezza, parliamo non della 259 nella sua estensione ma proprio del tratto di 700 metri che insiste su Martinsicuro. Ecco, voi sul punto avete, ci pare di capire, delle proposte ben precise, quindi anche a lungo termine. Sì, noi abbiamo sottolineato appunto la necessità di fare un progetto a lungo termine, di coordinare questa azione fondamentale, ripeto, per l'economia di Martinsicuro e della Val Vibrata stessa con ANAS e l'ente regionale, e devo dire che questa nostra proposta questa sera ha trovato un consenso generale. Adesso torniamo a Pescara. Questa mattina all'Alberghiero De Cecco è andata in scena la prima edizione di Flambando e Cantando con Piero Mazzocchetti, presidente di giuria. Musica e cucina con gli studenti protagonisti. Vediamo. Flambando e Cantando, prima edizione all'Alberghiero De Cecco di Pescara. Si parla di musica e di buona cucina con questi ragazzi che sanno cucinare, Piero, ma sanno anche cantare. Beh sì, è una giornata particolare perché si uniscono diverse eccellenze del nostro territorio e quando io ho la possibilità di incontrare ragazzi che grazie alla loro energia, alla loro positività riescono in qualche modo a diversificare anche la formazione, diventa tutto più bello. Il gusto e la musica in questa giornata sono in simbiosi e in comunione, stanno uscendo delle cose pregevoli, i ragazzi stanno cucinando. E cosa state assaggiando in giuria? In questo momento stiamo assaggiando tutto al flambé, quindi praticamente dei dessert cucinati e preparati rigorosamente in sala in estemporanea, quindi devo ammettere che c'è del grandissimo talento e ho sentito anche delle voci interessanti, e quindi quando si possono unire due fragranze così belle che sono nel canto e nella cucina, armonizzare tutto ciò è davvero molto interessante e soprattutto di buon auspicio per i ragazzi che finalmente vogliono imparare un mestiere e lo fanno nell'enogastronomia, che è una risorsa importantissima del nostro territorio. Dunque un binomio, quello di musica e cucina, tutt'altro che astratto, Piero. No, è concreto e si può gustare, degustare, ed è un'affinità, è un piacere per il gusto, per l'olfatto, per le orecchie e per gli occhi. Quindi insomma tutti i sensi si sono accesi in una giornata che ha, oltre alla musica, delle fragranze indimenticabili. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo chiaramente parlando di Serie B e del Pescara. Ha ripreso gli allenamenti il Delfino per preparare la trasferta di domenica prossima a Livorno. Ieri primo allenamento per Alessandro Bruno, in prova anche il terzino sinistro Matteo Liviero. Se lo staff tecnico darà l'ok, lui sarà l'alternativa a Del Grosso. Intanto sono giorni importanti per il futuro del centrocampista José Machin. Facciamo il punto nel servizio di Andrea Costantini.
Sono ore fondamentali per il destino di José Machin, il centrocampista della Guinea Equatoriale, da tempo nel mirino del Genoa. L'incontro imminente tra i due presidenti, Sebastiani e Preziosi, sarà decisivo per capire se Machin resterà in biancazzurro o se ci sarà l'intesa per la cessione al Genoa. Il club di Preziosi ha appena perfezionato quella in prestito agli scozzesi dell'Hibernian di Stéphane Omeonga, ovvero una potenziale contropartita tecnica per l'operazione Machin. Se i due club dovessero trovare l'intesa, nella trattativa potrebbe rientrare l'attaccante spagnolo Raúl Asensio, che prima dovrebbe rientrare dal prestito al Benevento. Sotto il profilo economico, Sebastiani chiede 4 milioni di euro, bonus compresi, e la possibilità di trattenere Machin in prestito a Pescara fino al prossimo giugno. In base agli accordi della scorsa estate, la Roma, in caso di cessione, incasserà la metà del prezzo di rivendita. Ufficializzata la partenza in prestito con diritto di riscatto di Michele Fornasiera al Venezia, sul fronte entrate, come detto, è fatta per il ritorno di Alessandro Bruno, che non è stata l'unica novità alla ripresa degli allenamenti di ieri. Agli ordini di Pillone si allena infatti anche Matteo Oliviero, al momento svincolato. Può essere lui l'alternativa sulla corsia mancina di Cristiano Del Grosso. Nativo di Castelfranco Veneto, Oliviero è cresciuto nelle giovanili della Juventus e nel gennaio 2014 è stato molto vicino all'Aquila per poi optare per la Juve Stabia. Sfortunata l'ultima parte della sua carriera, una operazione al ginocchio nell'estate del 2017. 12 mesi fa la firma con il Cittadella e poi la frattura del perone destro nel giorno del debutto. Per questo lo staff tecnico biancazzurro lo valuterà in questi allenamenti per poi dare l'ok o meno al suo tesseramento. Per il resto la squadra prosegue regolarmente il percorso di avvicinamento alla gara di domenica prossima, ore 15, a Livorno. Non ci sarà il capitano Gaston Brugman, il quale salterà la prima partita in stagione, lui che è stato sempre in campo, tranne che negli ultimi 5 minuti della gara di Salerno. Al suo posto Canutè. Tornerà a disposizione anche Mirko Antonucci, che andrà a comporre il tridente con Mancuso e Marras. Ancora sport, lasciamo la B, andiamo in Serie C. Turno infrasettimanale amaro per il Teramo, che cade tra le mura amiche al cospetto dell'Imolese, terza forza del campionato. Il gol di Mosti e dell'ex Valentini condannano il diavolo a rimanere ancora a bocca asciutta in questo 2019. E sabato pomeriggio c'è uno scontro delicatissimo al Barbetti contro il Gubbio, ma intanto vediamo la partita di ieri sera, sempre con Andrea Costantini. Tonfo interno del Teramo, che si fa sorprendere in casa dalla rivelazione imolese. I biancorossi hanno un buon approccio alla partita, ma peccano di cinismo, che invece è una dote che i romagnoli di Dionisi sfoggiano alla perfezione. Così basta un 1-2 prima dell'intervallo per mettere in ginocchio il Teramo, che poi non riesce a trovare il modo di rimettersi in partita. Nelle 3-5-2 Maurizi sceglie Giorgi al posto dello squalificato Persia, avvicenda Spighi con Ventola e preferisce K a Zecca. Panchina per l'ultimo arrivo Infantino, che non entrerà. L'avvio di gara del diavolo è promettente e le conclusioni di Proietti da fuori e di Fiordaliso di testa spaventano l'estremo romagnolo Rossi. C'è spazio anche per qualche protesta, 18esimo per il contrasto tra Fiore e K, fallo non sanzionato e comunque fuori area. Dopo un buon avvio teramano, la partita si incanala sul binario dell'equilibrio, che l'Imolese ha il merito di spezzare al 32esimo. Mosti avvia l'azione, prima triangola con Lanini, poi sullo stretto lo fa con Valentini, quindi batte con un secco sinistro Lewandowski. Teramo colpito e frastornato, e che dopo 6 minuti incassa anche il raddoppio romagnolo. Ventola svirgola il rinvio, De Marchi tocca per l'ex Valentini, che gira con prontezza il pallone dello 0-2. Neanche fortunato il Teramo, che un minuto dopo avrebbe il pallone per dimezzare il distacco. Giorgi inventa per K, che colpisce la traversa. Dal quasi 1-2 al quasi 0-3, al 41esimo De Marchi fa tutto da solo e fa tutto bene, gran sgroppata neutralizzata da Lewandowski. Nella ripresa ci sono subito Spighi e Barbuti per Ventola e K, proprio i neo entrati ci provano, in particolare nel secondo caso Barbuti raccoglie il traversone di Celli, ma ancora la traversa dice no al Teramo. Maurizi tenta anche la carta del 4-2-4 inserendo Di Renzo e Zecca, ma la palla col migliore ce l'ha ancora De Marchi, ipnotizzato anche in questo caso da Lewandowski. Il Teramo si rivede solo nel finale, ma la torsione alta di Barbuti è il segnale che non è proprio serata, e mentre l'Imolese prosegue la sua ascesa in classifica, il Teramo incassa la seconda sconfitta su due partite nel 2019, e la trasferta di Gubbio di sabato diventa già una partita delicata da non sbagliare. Mister Maurizi, quanti passi indietro ha fatto questa squadra questa sera? Tantissimi, purtroppo dopo 15-18 minuti di buon calcio alla prima difficoltà siamo tornati indietro. Deluso?
Sono molto arrabbiato, più che deluso. Che cosa l'ha fatta arrabbiare questa sera? Beh, l'atteggiamento di qualcuno, l'atteggiamento poco che non abbiamo reagito al primo gol, quindi abbiamo perso le distanze, ci siamo allungati e quindi abbiamo dall'essere una squadra importante siamo ridiventati una squadra che deve lavorare, però così. Rifarebbe, vista la delusione e l'arrabbiatura, le scelte dell'inizio? Sì, le scelte sono ponderate, sono il frutto di tante valutazioni, la stanchezza che non abbiamo ancora recuperato, magari la partita di non abbiamo ancora recuperato tanti calciatori la partita di sabato a San Benedetto, quindi Spighi era affaticato e Zecca era affaticato. Infantino non era proprio in condizione? No, Infantino no. Ha fatto un viaggio di 8 ore ieri, non era in condizione di poter giocare, soprattutto senza un minuto di allenamento con noi, senza neanche niente, non era in condizione. Insomma. A Gubbio partita della vita? Sì, tutte le partite sono le partite della vita. E va a Gubbio? A Gubbio in particolar modo, ma anche oggi deve essere la partita della vita. Voglio dire, bisogna avere gli occhi di fuori, bisogna essere più attenti, soprattutto più attenti, perché poi abbiamo creato tante occasioni, ma poca cattiveria sportiva, e questo, poca cattiveria lì davanti, cioè, come sono scesi ci hanno fatto gol, brutto. Mister Dionisi, complimenti per la vittoria. Se vogliamo, rispetto all'andata, questa squadra ha giocato meglio al Bonolis che quando il Teramo lo ha affrontato a Imola, d'accordo? Sì, è vero, è stata una partita, era la terza di campionato, per noi la seconda in casa, insomma, ancora non ci conoscevamo così bene, oggi siamo arrivati qua con tante sicurezze, con più consapevolezza, e poi nella partita i ragazzi sono stati bravi, perché all'inizio il Teramo ci ha messo un po' alle strette, ci ha aggredito alti. Non ci siamo disuniti e poi siamo venuti fuori, i ragazzi hanno meritato la vittoria, sono stati bravi. Rispetto sicuramente all'andata è stata una partita forse dove c'è stato un po' meno equilibrio e abbiamo avuto più possibilità, insomma. Mosti rischia di oscurare persino Belcastro. No, Mosti è giovane, sta facendo bene come tutta la squadra. Luca è bravo, Belcastro per noi è un giocatore fondamentale, tant'è che sabato hanno giocato insieme, ma anche chi è stato fuori tante volte ha giocato titolare, nel senso i ragazzi si interscambiano e stanno dimostrando di meritare la categoria, insomma, dobbiamo andare avanti. Dove vuole arrivare questo Imolese? A salvarci il prima possibile, visto che ci siamo vicini, quello è il nostro obiettivo. Poi se saremo bravi e otterremo magari la quota salvezza prima della fine, penseremo anche ad altro. Adesso andiamo in Serie D, partiamo dal ricorso vinto dal Francavilla con il giudice sportivo che ha disposto la ripetizione della gara Francavilla-Campobasso dello scorso 12 di gennaio, terminata 2-1 per i molisani. State vedendo proprio l'episodio incriminato, la sentenza è arrivata grazie al direttore di gara Mario Perri di Roma 1, che in sede di processo ha ammesso l'errore tecnico riguardante lo scambio di persona al momento dell'espulsione di Danny Nazzari. Nello specifico, il provvedimento disciplinare sarebbe dovuto essere disposto ai danni di Alessandro Di Renzo. A seguito della sentenza del giudice sportivo, l'avvocato Agnello Merone, la squalifica è stata comminata da Alessandro Di Renzo, che salterà la gara fra Real Giulianova e Francavilla in programma domenica 27. Nei prossimi giorni seguirà una comunicazione ufficiale riguardante la data e l'ora della ripetizione della gara. Adesso restiamo sempre in Serie D, perché si gioca in Serie D la partita fra Giulianova ed Agnonese, recupero della prima di ritorno non disputata per difficoltà di movimento causa neve proprio dell'Agnonese. Andiamo al Rubens Fadini da Andrea Costantini. Andrea. Sì, buon pomeriggio Alfredo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori del TG6. Tra poco entreranno in campo Giulianova e Agnonese, gara di
recupero della partita che non si giocò lo scorso 6 di gennaio in occasione della prima giornata di ritorno, proprio perché l'Agnonese non poté partire causa neve dal centro Alto Molisano. La comunicazione arrivò 24 ore prima l'inizio della partita. Andiamo a leggere subito le formazioni. Nel Giulianova il neotecnico Ruben Dario Bolzan, che ha debuttato con la vittoria ad Avezzano, non cambia la formazione, la conferma in toto con il recupero peraltro del difensore Fuschi. E dunque questa è la formazione del Giulianova con Pagliarini tra i pali, difesa a 4 con Del Grosso, De Fabritis, Fuschi e Ferrini, al centrocampo Torelli, Lenart e Balducci, in attacco Antonelli, Di Paolo e Napolano, in panchina vanno Pica, Rinaldi, Concetto, Tiari, Gori, Morra, Tozzi, Borsoi, D'Andrea e Francioni. Risponde l'Olimpia Agnonese, che ha saltato appunto le prime due gare di campionato del mese di gennaio, perché oltre a Giulianova Agnonese non si è giocata neanche Olimpia Agnonese Cesena, ha pareggiato sul neutro di Trivento domenica scorsa contro il Castelfidardo per 0-0. Rispetto a quella gara, quattro novità proposte dal tecnico Foglia Manzillo, ovvero Litterio, Ciadi, Mazzarani e Sorgente, che prendono il posto di Bisceglia, Salifu, Araldo e Formuso. Quindi questa è la formazione dell'Olimpia: Maraolo, Gentile, Litterio, Ricciardi, Albanese, Cassese, Mazzarani, Ciadi, Sorgente, Ancora e Salim Ribeiro, in panchina Kuzmanovic, Corbo, Ballerini, Niang, Salifu, Diarra, Barbato, Desai e Formuso. Dirige l'incontro Luca Bergamine di Castelfranco Veneto, assistenti Persichini di Macerata e Tonti di Ancona. Giulianova che con la vittoria di Avezzano ha interrotto una serie di 6 partite senza vincere, ha raggiunto quota 28 punti, mentre l'Agnonese con 2 partite in meno è penultima con 18 punti. Se non ci sono domande, dallo stadio Rubens Fadini è tutto. Alfredo. Grazie ad Andrea Costantini. Chiaramente il servizio della partita lo troverete nella prossima edizione del telegiornale alle ore 19. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Se volete, i nostri servizi li trovate on demand su YouTube e sul sito www.tv6.it. Buona giornata.